Buonasera a tutti, benvenuti su nuoto.com, at the Pool Bar, è la trasmissione di nuoto.live che vuole parlare di nuoto in maniera tecnica, in maniera importante, pillole di metodologia, quindi ho con me il mio compagno di avventure, Marco Menchinelli. Ciao Marco, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, Marco, insomma questa sera parliamo con ospiti, veramente forte stasera, forte forte. Allora, andiamo a presentare, avremo due allenatori e due atlete di livello mondiale. Allora, incominciamo a presentare i primi due ospiti, sono due allenatori, sono Gianluca Belfiore dell'Aniene. Gianluca, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. E abbiamo anche Cristian Aminotti, sempre dell'Aniene. Benvenuto Cristian. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, ecco, buonasera a tutti. Ragazzi, insomma, veramente contenti di avervi qui nella nostra trasmissione. Approfitto, chiamo dentro anche le nostre due ospiti, le nostre due atlete, e abbiamo il piacere di avere con noi, insomma, una medaglia di bronzo olimpica, titolo mondiale, 8 titoli europei, insomma, Simona Quadarella, benvenuta Simona, e abbiamo anche una medaglia di bronzo mondiali, 3 titoli europei nel suo palmarès, Margherita Panziera. Margherita, buonasera, benvenuta. Simona forse ha un attimo problemi di connessione, però insomma, l'aspettiamo qui con noi insieme a Cristian. Insomma, due atlete di livello mondiale, una specialista del dorso, Margherita, una specialista del mezzo fondo dello stile libero. Simona, eccoti. Simona, benvenuta. Sì, eccomi. Insomma, Marco, ti passo la parola, insomma, per il primo giro così. Allora, partiamo rapidamente. Spesso quando facciamo l'introduzione parliamo anche un po' di aspetti metodologici, ma questa sera, vista anche la differenza un po' tra le due atlete, questo aspetto lo riserviamo un po' di più ai tecnici, magari dopo ci torniamo. Volevo dire un paio di cose. La prima, volevo salutare alcuni dei ragazzi che fanno i corsi di allenatore, che spesso, diciamo così, si collegano a questa trasmissione e ci ringraziano per quello che facciamo e per l'interesse che magari queste trasmissioni possono avere, non fosse altro per conoscere meglio gli atleti. Tra l'altro Gianluca Belfiore e Cristian Minotti, ex atleti, hanno fatto anche loro il percorso formativo come hanno fatto tutti quanti, e non per merito nostro, questi sono i risultati della loro carriera. E quando si parte su queste argomentazioni è sempre un po' difficile rompere il ghiaccio, però noi andiamo giù duro e non abbiamo paura di niente. Allora, la prima cosa che mi incuriosisce, c'è un grosso sodalizio fra Cristian Minotti e Simona Quadarella fin da quando lei era piccolina. Allora, non parto tanto dall'atleta all'inizio, ma quanto dal tecnico. E voglio sapere, visto che Cristian è stato un grande atleta, perché ha fatto... Mi permetto, scusa Marco, di aggiungerti, ha partecipato a 2 Olimpiadi, una medaglia mondiale e 2 medaglie europee, quindi insomma... Quindi il livello è molto alto. Volevo sapere... Se lui, visto che poi insomma ci conosciamo da tanti anni, perché io essendo più vecchio e lui più giovane, ma poi conosco benissimo anche Gianluca Belfiore per tanti altri motivi, però Cristian l'ho proprio visto insomma fin da bambino, volevo sapere se lui ritrova qualcosa di se stesso come atleta dentro Simona Quadarella, se ci sono delle similitudini o qualche cosa che li accomuna. Magari lei non lo sa, perché questa è una cosa tua intima, quindi insomma... Magari se vedi che c'è qualcosa in cui riconosci te stesso in lei. Ma sicuramente, forse sotto l'aspetto tecnico della nuotata, mi ci riconosco abbastanza. Nel senso, lei nuota abbastanza di ritmo, leggera, era un po' pure, diciamo, la mia caratteristica. Sicuramente io nuotavo meglio, questo è poco ma sicuro. Ero proprio, cioè, ero molto più elegante, cioè, mettiamola così. No, scherzi a parte, sì. Magari la mia è più efficace, però. Ecco, vedi, subito le punzecchiate, no? No, ma comunque sì, ripeto, io rispecchio, cioè vedendo lei mi rispecchia un po' quello che era la parte di nuotata mia e forse anche un po' in alcuni momenti la caparbietà che c'avevo quando
quando gareggiavo. Poi io un po' mi sono perso nel corso di alcune situazioni, però no, sì. Succede, esattamente. Ti sei così. Ritrovato come allenatore, ti sei ritrovato. Esattamente. Ti sei ritrovato bene, insomma. Diciamo che non mi posso lamentare, sì. Vai Luca, passo la palla a te. Sì. Allora, insomma, partiamo subito alla grande. Insomma, ragazze, due atlete di livello internazionale, Olimpiadi spostate di un anno, con più o meno così conseguenze più o meno positive. Andiamo davanti a un altro calendario, un'altra stagione dove un po' di caos regna, mondiali spostati, europei in casa. Come la vivete questo così piccolo caos? Ora, fra quattro giorni ci sono gli assoluti e quelli da calendario sono rimasti uguali. Tutto il resto un pochino cambia. Vi sento... Come vivete queste situazioni di caos di calendario? Ma sì, diciamo che è stato stravolto un po' tutto. E secondo me la cosa più difficile è quella di riuscire a fare due eventi così importanti, così vicini, come un mondiale e un europeo. E noi tra mondiale e europeo abbiamo poco più di un mese e forse questa è la cosa più difficile, perché comunque preparare due eventi così importanti destabilizza un po' e non è facile, ecco, bisogna calcolare bene tutto. E fare delle scelte? Sì, anche fare delle scelte. Ma più che altro forse essere consapevoli del percorso che si è fatto e dove si può essere più preparati o meno preparati. Tu Margherita che ne pensi di questo? Sì, beh, ovviamente è stato un po' un caos da gennaio in poi, perché prima, cioè comunque erano già in programma dei mondiali, i mondiali di Fukuoka a maggio. Quindi poi si è detto che li avevano tolti, poi hanno aggiunto i mondiali di Budapest a fine giugno, quindi anche dal punto di vista, penso, degli allenatori non sia stato assolutamente semplice stare al passo con tutti questi cambiamenti. E per noi atleti ovviamente avere un mondiale è un'occasione in più per gareggiare anche a livello internazionale, però ovviamente ci sono i pro e i contro, ovviamente, come ha detto Simona, fare un mondiale, quindi comunque bisogna essere preparati obiettivamente, non si può andare lì dicendo vabbè ma non lo preparo e dopo un mese e mezzo invece andare a un europeo in casa per giunta, sicuramente non è semplice, però alla fine questo è il nostro lavoro, quindi dobbiamo adattarci a tutti i cambiamenti e cercare di fare il meglio che possiamo. Una domanda ai tecnici, Marco, se sei d'accordo, sempre visto dal loro punto di vista. Faccio un paio di considerazioni prima, diciamo, siamo al bar della piscina, siamo al pool bar, quindi parliamo di nuoto in maniera molto tranquilla e molto discorsiva. Allora, gli europei e i mondiali di corta in realtà più o meno avevano la stessa distanza quest'inverno, no? Aiutatemi, confortatemi con le date. Sì, esattamente. Voi avete avuto anche partecipazione di voi ragazze anche alla LISL, alla no, il percorso non l'avete fatto, perché insomma comunque diciamo c'è già l'esperienza degli europei e dei mondiali di corta che perlomeno sia se fatti bene sia se fatti male possono aiutare come prima esperienza. Voi come allenatore invece come la vivete questa cosa? A chi dei due? A tutte e due, prima uno poi l'altro. Parlavo tu prima, tu Cristian. Allora, io sinceramente credo che comunque sì, forse il periodo di novembre-dicembre è stato più difficile perché proprio era inizio stagione. Adesso andiamo verso comunque un adattamento dall'ottavo all'undicesimo mese di stagione. E quindi forse riusciamo a gestirla, speriamo, un pochino meglio. Questo è quello che penso, nel senso che comunque è ovvio che la scelta difficile è che capita prima il mondiale e poi l'europeo. Se fosse stato il contrario magari ci avrebbe aiutato sicuramente un pochino di più.
però questo non credo sia un problema. Noi cercheremo di arrivare bene sia al mondiale che all'europeo. Poi l'europeo in casa, all'europeo in casa, ma non solo in Italia, a Roma. Esattamente. Mamma mia, Gianluca. Gianluca bloccato. Gianluca l'abbiamo bloccato. Frizzato. È frizzato. Niente. Abbiamo risolto il problema. Gianluca si è assentato un attimo. Si è assentato. Mannaggia. E quindi niente. Quindi questo europeo lo faremo a Roma finalmente. Beh, certo. Dopo il mondiale del con i tifosi romanisti e laziali. Vuoi tornare per forza sull'argomento? Non è l'ambiente, Cristian, poi ne parliamo. No, invece saranno due manifestazioni in cui probabilmente, visto, insomma, noi parliamo tanto di nuoto, è bello, però è chiaro che non possiamo non tenere presente quello che succede nel mondo, e saranno manifestazioni sicuramente senza russi, senza bielorussi, ucraini probabilmente ridotti nel numero e problemi ci sono su queste nazioni. È chiaro che come vedete queste manifestazioni senza questi atleti, che da un lato sì, potrebbero aprire più porte, dall'altro è chiaro che perdono un po' di valore. Io credo che comunque sia una cosa oggettivamente brutta pensare che nel 2022 ancora ci siano queste problematiche nel mondo, che scatenano delle guerre, che comunque privano a degli atleti che fondamentalmente poi non c'entrano nulla con le decisioni che prende un paese, e limitarli comunque è brutto. Poi purtroppo non siamo noi a poter decidere su questo, e se per un discorso, non so se di sicurezza, di quale motivo, scelgono questo, noi rispettiamo le decisioni, ci dispiace per loro, ma noi dobbiamo comunque continuare a pensare al nostro. Assolutamente. Ritorniamo a Gianluca, che era andato via. Se magari ci dai tu un'opinione su questo fatto delle manifestazioni così ravvicinate, come pensavi di gestire il tutto? Secondo me c'è il microfono bloccato, Gianluca. C'è il microfono spento. Sì. Non ci sente. Gianluca, ci senti? Pure all'inizio si sentiva forte e chiaro. Non ti sentiamo, Gianluca, dovresti vedere il microfono. Ho una connessione migliore. No. Ci senti, Gianluca? Gianluca? Secondo me hai una presenza inquietante. No, secondo me hai il microfono disattivato. Verifica un attimo sulla barra in basso. Però si blocca anche la videocamera. Probabilmente non hai una grande connessione. Proseguiamo un attimo un po' con le ragazze. Che sentite una cosa, ma secondo voi, oltre a una buona dose di talento e predisposizione al nuoto, che cosa occorre per arrivare ai vertici del nuoto, a questo punto non solo italiano ma anche internazionale? Che valutazione vi siete date voi per arrivare comunque nel tempo a avere bei risultati? Ma io ho sempre pensato che il nuoto sembra uno sport tanto fisico, no? Dove l'allenamento conta tanto, però credo che la mentalità sia fondamentale. Forse è più quello che ci porta poi ad ottenere risultati che poi la forma fisica. Quella ovviamente serve perché lavoriamo con il corpo, però la mentalità, la mente, la determinazione è fondamentale, e la mente, la mentalità, insomma, che ci, e la determinazione che poi ci porta, ci accompagna in tutti questi anni di... Quindi, un bel messaggio anche per i giovani, insomma. Che... Come? Dico, mi sembra un gran bel messaggio per gli atleti più giovani, che sì, importantissimo l'allenamento, perché è proprio la base su cui partire, però è fondamentale
la testa e la mentalità. Sì, però la testa è fondamentale anche nell'allenamento, quindi spesso su questo Christian si arrabbia, no? Perché quando vede che sto sottotono, sto un po' sottotono, dice sempre che non sono concentrata. E in effetti spesso e volentieri è così. Margherita, invece tu che tipo di... No, io sono pienamente d'accordo con Simona, perché comunque per quanto possa essere faticoso l'allenamento, però riuscire ad entrare in acqua tutti i giorni concentrati, determinati, non è sempre semplice. Magari cioè da fuori magari uno pensa appunto che il nuoto è semplicemente che vai avanti e indietro per una vasca per tot chilometri, per tot ore ed è finita là, e invece la parte più difficile è essere presenti con la testa, e anche quando sei completamente stanco, stravolto, dici ma perché lo sto facendo tutta sta fatica, riuscire a a porsi degli obiettivi, a combattere. Margherita, approfittiamo che Gianluca non ci sente, ci racconti un po', adesso ci sento. Le serie che proprio odi, quelle che ti piacciono, parlaci un po' del tuo allenamento specifico, facciamo finta che Gianluca non ci sente. Quello allora, che proprio non sopporti, cominciamo da quello, dai. Guardiamolo che non sopporti. Allora, diciamo che nel corso degli anni sono un po' cambiata, nel senso che all'inizio, quando proprio io praticamente sono arrivata a Roma a 19 anni, prima facevo nuoto, nel senso che appunto non è che mi allenavo, facevo nuoto, che anche se mi allenavo tutti i giorni non è la stessa cosa di fare degli allenamenti da professionista, diciamo. Quindi sono arrivata senza sapere cosa facevo, e gli allenamenti che odiavo di più erano quelli, i frazionati che si fanno a ridosso delle gare. Lì proprio io non ce la facevo mentalmente, e invece adesso quelli sono gli allenamenti che apprezzo di più, però ora gli allenamenti che non sopporto sono magari quelli a corto recupero, dove magari bisogna tenere un passo un pochino più lento, però c'è poco recupero tra appunto un 50 e l'altro, un 100 e l'altro. Però so anche che sono quelli fondamentali per i 200, quindi purtroppo mi devo rassegnare e basta. Allora, faccio un mini intervento. È chiaro che se poi vuoi fare delle distanze di un certo tipo, se non c'hai pure una componente aerobica di un certo tipo, quindi è fondamentale in alcuni periodi fare quel tipo di sviluppo dell'allenamento, perché altrimenti poi dopo quei frazionati che adesso ti piacciono tanto non ti riuscirebbero poi così bene. No, infatti. Ci fai un esempio di una serie, adesso bella o brutta che sia, proprio di questo tipo, che fai, che tempi tieni, una... Così, anche all'ascolto di quelli a corto recupero, sì. Dici? Sì. Allora, io mi ricordo ancora, però quest'anno mi sa che non l'abbiamo ancora fatti, 3 volte 10 a 50 un minuto, 10 a 50 a 50, così, quindi erano tipo, mi ricordo un anno facevamo delle serie anche da 1600-1800 metri forti, e erano toste, oppure tipo l'anno scorso facevamo i 200 forti, 150. Però onestamente poi noto la differenza quando magari ci sono i periodi che li faccio, quelli che non li faccio, magari un periodo che sto meglio e li faccio meglio, noto tanto la differenza, quindi purtroppo non sono velocista, ahimè, e quindi mi tocca farli. Gianluca, ci senti? Gianluca, ci senti? Sempre frizzato. Gianluca è frizzato. Peccato, perché mi sarebbe piaciuto... Gianluca, hai sentito la serie dei 3 volte 10 da 50 di Margherita che ha citato? No, niente, non riusciamo a sentirlo. Approfittala Margherita che non ci sente. Ma che tempi tenevi? Anche perché ci sono molti ragazzi che ci ascoltano, quindi insomma è interessante. Allora, diciamo che se va, cioè, bene bene, nel senso che sto bene, riesco anche a tenere sul 30 alto, cioè magari 38, 39. Sto poi parlando ovviamente... in vasca lunga? Sì, in vasca lunga.
Poi ovviamente non è che può andare sempre bene, ci sono certi giorni che facevo anche magari un secondo di più, però ovviamente l'importante è metterci l'impegno giusto in certe volte, ci sono appunto certi allenamenti dove magari vuoi per la stanchezza fisica o mentale i tempi non ti vengono proprio, però appunto come dicevamo prima, se c'è la testa e ci continui a mettere l'impegno il 100%, 10%, alla fine cioè, i tempi valgono poco in allenamento. Ok, allora ovviamente l'argomento è lo stesso, adesso sentiamo Simona, ma poi dopo vorrei sentire Christian su quello che invece lei non digerisce. Adesso sentiamo quello che Simona non digerisce. Vado a prendere carta e penna, faccio l'elenco. Va bene, io sono pronto, c'ho il block notes qua, eh. Scusate, mi interrompo prima di iniziare. Gianluca, comunicazione tecnica, cioè, è il bello della diretta. Provi a cambiare un attimo dispositivo, Gianluca, e magari entrare con Chrome. Dovrebbe essere forse un tentativo, se riesci a farlo. Ci ha sentito. Ma allenamenti sempre. Certo. Anche, o 3-7, la stessa cosa, vedi? Sì, allora... un allenamento che proprio non ti piace. Oddio. Io già lo so, vediamo se corrisponde. No, scherzo, è una battuta. Ma allora, non mi piacciono tipo i 20 da 100, uno forte, uno piano. Quelli non li sopporto perché non, cioè, nel senso, magari a lungo andare poi riesco anche a sciogliermi e fare meglio verso la fine, però non essendo tanto indovinato. Perché lei pensa che non servano a niente, forse. Esattamente. No, non è vero. Questo non lo penso. No, questo non lo penso di nessun lavoro. Lei pensa che siccome deve farli talmente forti, che dice, ma a me che mi serve farli così forti? Ah, ho capito. E poi lavori tanto lunghi. Cioè, pensa che siamo passati dal forte al lungo. Esatto, praticamente... dall'estremo all'altro. Quindi allora, che ti piace? La sofferenza è solo la mia quando propongo le cose. Facciamo esempio di un lavoro lungo che tu dici, oddio, questo no. Ma non so, gli 8 da 4? Ma è lungo. Quando me li ha proposti spesso in vasca corta, e quelli, ecco... Poi dipende anche dalle giornate, come ha detto Margherita, magari ci sono delle giornate dove faccio dei lavori che non mi piacciono per niente, però mi sento in forma, li faccio bene e magari mi diverto anche a farli. O il contrario, lavori che di solito mi piacciono, però non sono in forma in quel giorno e quindi insomma l'allenamento non va bene, quindi non sono contenta comunque. E tu Christian che dici? Che purtroppo questo penso si riscontra nella maggior parte degli atleti, sono molto legati alle sensazioni che provano appena si tuffano in acqua, quindi in base non è a quello loro bello, è come si trova quel giorno in realtà. Esattamente loro legano le sensazioni a quello che c'è poi da applicare nell'allenamento, che è una cosa sbagliata perché comunque bisogna comunque considerare sia quello che hai fatto il giorno prima, quello che hai fatto magari nelle settimane precedenti, e in quel momento cercare solo di stare attento alla tecnica, a nuotare bene e poi piano piano a sciogliersi e fare quello che è il lavoro principale. Rifacciamo un tentativo con Gianluca, ci sei? Ecco, sentite? Finalmente bentornato. Senti, sicuramente hai sentito tutto, ma la connessione Margherita, vogliamo commenti tuoi. Allora, ho sentito un po' sul discorso delle serie più tolleranti e meno tolleranti per Margherita. Sicuramente, essendo abituata comunque a nuotare, diciamo, non sono le serie di volume, non sono quelle che gli danno fastidio, anzi, sono quelle che più facilmente gli riescono e più facilmente digerisce. Mentre i lavori dove deve alzare molto di più l'andatura, quelli diciamo che sono poi quelli da gara, sono quelli che poi sono un po' il suo tallone d'Achille. All'inizio ha faticato un po' ad abituarsi a questa nuova metodologia, perché veniva più da un discorso
di volume, essendo nata scuola, nota come dal punto di vista natatorio a Montebelluna, dove lei era abituata anche a fare i 4, gli 8 stili, non ai livelli di Simona sicuramente, e quindi ha faticato un pochettino, ecco, a entrare in questa nuova metodologia, però secondo me poi è stata la chiave di volta per fare il salto di qualità, insomma. E se mi posso permettere, è pure buono perché ti fa fare 3 serie da 10 da 50. Sì, ma io faccio 600 e 200, però non è che non faccio. No, no. Loro vedi le convinzioni quali sono, Marco. No, io ti dico, conosco sia Margherita che Simona. Loro sono convinte di fare dei lavori, diciamo così, estensivi anche a livello di qualità, ma non è così. Cioè, no, loro, quello che sento, no. Appunto. Cioè, vabbè, Simona ha fatto anche dei lavori da serie da 4.000, faccio un esempio. Anche perché voglio dire, tagli 8.500, non potrebbe gestire certe situazioni, no, questo è evidente. No, ma secondo me è proprio questo, che io parlo di atleti più giovani, non tanto loro, che poi alla fine piano piano ci si sono adattate. Però il giovane pensa che fare serie un po' più estensive o volumi magari un pochino più, diciamo anche di qualità un po' più estensivi, cioè invece che 3 serie ne fa 4, è troppo. Perché io faccio il 2 piuttosto che, cioè faccio il 100 piuttosto che 2, cioè questo è il concetto. E invece secondo me non bisogna porsi dei limiti, cioè nell'allenamento bisogna intanto provare a fare tutto. E poi sicuramente, che ne so, magari alla terza serie c'è più fresca, la quarta la pagherai un po' di più. Ma mai provi e mai capisci. Esattamente. Ma io purtroppo sono consapevole di dover fare questi lavori lunghi, perché ho delle caratteristiche che non mi permettono di fare altrimenti, quindi ahimè mi sono rassegnata. Bene, bene. Ma sai, comunque, i margini di miglioramento uno li cerca nei 100, nei 200, nei 400, gli 800 li cerchi dappertutto, e le strade sono queste, quindi... Adesso infatti a Simone ho proposto i 5.000. Beh, anzi, sei stato tenero. Ci sono quindi i 10. Un po' prima, però al mare, perché a lei gli piacciono i pesci. No, non credo che andrà a buon fine questa richiesta. È una bella esperienza quella della gara a mare. Tutti gli atleti, secondo me... Se devi alzare l'asticella è questa la strada. I ragazzi lo devono capire, insomma. Ma allora, devono arrivare per gradi, però. Intervengo un attimo, invito chi ci sta ascoltando a mandare domande sia sul canale YouTube che sul canale di Facebook. Ed abbiamo già qua una domanda. Guarda, c'è una domanda proprio per Simona e Margherita. Allora, avete anche voi sensazioni diverse con l'acqua? Giorni in cui vi sentite un tutt'uno e l'acqua riuscite a prenderla naturalmente, altri giorni invece decisamente no. In parte un po' Simona ha già risposto, però insomma completiamo un po' questo, qua più sulle sensazioni che sul sentirsi bene. Esattamente. Questo è quello che fa parte poi dell'allenamento, perché ci sono, lavorando tanto, ci sono ovviamente giorni dove ci sentiamo meglio e giorni dove ci sentiamo peggio. Come ha scritto lei, appunto, ci sentiamo tutt'uno con l'acqua, nel senso che abbiamo più presa, scivoliamo di più e fatichiamo anche di meno. E giorni invece dove magari sembra di avere un muro davanti, no? Che sembra impossibile, cioè sembra, l'acqua sembra più dura da rompere, proprio questo. E, però sì, è normalissimo e fa parte dell'allenamento. Sì, sì, confermo anch'io che sì, ci sono, cioè le sensazioni variano proprio di giorno in giorno, o magari nei periodi in cui sei più carico, cioè proprio delle settimane intere in cui magari non riesci a prendere acqua, oppure ti senti pesantissimo, appunto come diceva Simona, non riesci proprio a rompere l'acqua, e poi invece soprattutto quando si avvicina allo scarico, lì proprio le sensazioni cambiano proprio da un giorno all'altro, e diciamo da mattina a pomeriggio. Sì, esatto, infatti.
E quindi il trucco è più che altro non dare troppo peso a queste sensazioni. Magari io e Simona siamo appunto due che non nuotano tanto di forza, quindi per noi le sensazioni sono importanti, però appunto non bisogna dargli troppo peso, nel senso anche se magari quel giorno non ti sembra di stare al top, però uno deve comunque pensare, no, devo dare il meglio che posso e magari può anche uscire una bella gara, un bel allenamento, non è che le sensazioni sono così determinanti. Avete imparato anche a riconoscere che forse con sensazioni brutte si può andare bene lo stesso, o in gara o in allenamento? Sì, sappiamo magari raggiungere la buona sensazione anche avendone una cattiva all'inizio, ecco. Si chiama esperienza, sì. Esattamente. Incominciate. E a questo punto introdurrei proprio un altro ragionamento, insomma, siete due ragazze giovani, ma in realtà avete già un po' di nuoto sulle spalle, di esperienza, e c'è la nostra amica Silvia che ci manda una domanda proprio, insomma, sì, per voi ci domanda... Come? Eccolo qua. Proprio sempre per voi ragazze, il nuoto è uno sport che richiede sacrificio forse più di altri. Qual è stata la cosa che vi è costata di più per portarvi avanti il vostro sogno? Se doveste fare così un piccolo bilancio ad adesso. Allora, cioè, per me più che altro, io ho notato tanto il sacrificio più che altro quando ero al liceo, e dove per me era veramente pesante riuscire ad andare a scuola, studiare, fare il liceo pubblico normale e poi andare a nuotare al pomeriggio, e c'erano certi giorni che io veramente tornavo piangendo a casa perché non ce la facevo proprio, sia fisicamente che mentalmente. Poi vedere appunto i miei compagni di classe che potevano andare in gita, che potevano andare a ballare, che potevano fare questo e quell'altro, io invece relegata alla piscina, lì mi ha pesato veramente tanto. Poi quando mi sono trasferita a Roma, quindi sono stata in un ambiente dove tutti quanti facevano le mie stesse cose, alla fine non l'ho più visto come un sacrificio, cioè questa è diventata la mia vita. Penso che la vita appunto dell'atleta sia una cosa che devi accettare al 100%, perché se ritieni un sacrificio, non so, mangiare sano piuttosto che cercare di prenderti più riposo possibile, diventa veramente difficile riuscire sia a fare gli allenamenti e in più sopportare questi sacrifici. Quindi sì, diciamo che ora non lo vedo come un peso. Ovviamente magari ci sono certi giorni che dico, se non avessi preso questa strada avrei potuto fare qualcos'altro, però cioè, nella vita bisogna fare delle scelte giustamente, e ne sono contenta insomma della mia scelta. Io credo anche perché nella vita bisogna scegliere le proprie passioni. E siccome il nuoto non può essere soltanto fare avanti e indietro, come avete detto, se non hai passione per questo sport non lo fai, perché non è un gioco, non vado a giocare a calcio, mi diverto con gli amici, questo è. Cioè, deve essere una passione così forte dentro, però è una scelta, e quindi secondo me è una scelta che va fatta con tutti i crismi, come voi state dicendo in questo momento. Quindi massimo rispetto per chi ha fatto questo tipo di scelta e lo sta continuando a fare, cercando, e questo lo sappiamo benissimo, di raggiungere gli obiettivi migliori. Non sempre ci si riesce, qualche volta sì, e quando ci si riesce è tanta tanta roba. E arrivano delle domande che poi dell'altra cosa avremmo fatto anche noi, questo riferito più ai tecnici ma anche a voi ragazze. L'attività a secco, cioè quindi riuscire a fare un lavoro con la preparazione fisica atletica, se la fate, quando la fate, magari quante volte a settimana, e se la fate lontano o a ridosso dell'allenamento in vasca, quindi magari se staccate le due sedute tra di loro, oppure per motivi vostri di scelta, insomma le due cose le fate abbastanza a ridosso. Gianluca? Allora, solitamente Margherita fa una palestra il mercoledì e il sabato, che sono i giorni che facciamo un solo allenamento. Poi il venerdì abbiamo un allenamento di forza in acqua,
Adesso da gennaio abbiamo un pochettino cambiato un po' la preparazione, aggiungendo una palestra in più il lunedì mattina, prima dell'allenamento, e nuotare un po' di meno e aggiungere un po' più di palestra, perché dalle sue sensazioni, dalle sue richieste e dalla sua dal suo, diciamo, caratteristiche, da quello che secondo me gli poteva ridare un po' di tono muscolare, parlando anche col preparatore atletico, abbiamo deciso di inserirne una in più. Solitamente io, ecco, le faccio quelle principali, le facciamo quando c'è l'allenamento singolo, quindi un allenamento al mattino di nuoto e poi a seguire la palestra. Se c'è possibilità, a me piace anche fare prima la palestra e poi il nuoto, però dipende poi questo dall'organizzazione degli spazi acqua disponibili per poter fare l'allenamento. Quindi vediamo, insomma, questa strada, la palestra è importante. Margherita è una che ha comunque bisogno di, è un suo tassello dove può lavorare per poter crescere, secondo me, da quel punto di vista, non a scapito delle sue caratteristiche, perché lei è una comunque abbastanza leggera, però dobbiamo comunque andare a lavorare per molto in quel settore lì, in quell'aspetto lì. E poi credo che ogni tanto provare altre strade sia sempre utile per l'atleta, certo, per l'allenatore, sperimentare, perché fa sempre bene. E poi sì. Il cambiamento incide sempre. Tu che dici? Poi sono Marco, è stato argomento per molte volte, questa pandemia ci ha obbligato a ragionare sui cambiamenti. Ma io, sì, io, cioè, Simona l'ha provata sia come Gianluca, ecco, il mercoledì e il sabato, nei giorni dove faceva il singolo, che l'abbiamo provato. Quest'anno, per esempio, l'abbiamo messa anche due volte attaccate, martedì e mercoledì, oppure martedì e giovedì, dopo l'allenamento della mattina, finiva alle 10:30, alle 11 palestra, e pomeriggio nuotava alle 4, addirittura pure alle 2:15, è capitato che ha fatto addirittura così. Quindi sicuramente penso che quando fanno palestra noi riscontriamo delle difficoltà oggettive, dove l'atleta comunque è un po' più stanco, ma questo dobbiamo essere bravi noi, secondo me, nell'individuare anche quella giornata e capire eventualmente come non stressare troppo l'atleta. Però, ecco, mi è capitato di vederle in varie situazioni, e serve anche a noi per capire determinati momenti della settimana come l'atleta reagisce sia alla palestra che al lavoro fatto in acqua. Perché se non hai le risposte da loro, poi non riesci ad adeguare. Esattamente, esattamente. Faccio una piccola digressione su questo. La componente di palestra idealmente sarebbe bello tenerla un pochino distante dall'altro allenamento, ma solo per far recuperare le energie necessarie. No, ma quello sicuramente, Marco. Il problema è che non è per voi, è proprio come informazione di No. Noi ci scontriamo con una realtà, cioè con una realtà che è stupenda e tutto quanto, però ci abbiamo tanti gruppi, tante situazioni, in palestra sono tanti atleti, ci sono delle esigenze che poi in qualche modo dobbiamo rispettare anche noi. Assolutamente. E lo dite voi, comunque. Esattamente, esattamente. Diciamo di primaria importanza. A questo purtroppo succede da sempre, insomma, questa l'abbiamo vissuta tutti. Assolutamente. Come atleti, come allenatori. Diciamo che sono tutti compromessi. Poi Simona non l'ama particolarmente. No, ma quello lo posso capire. Sono due atleti che chiaramente... La buona mezzofondista. Certo. C'è una domanda per le ragazze, fondamentalmente, insomma, chiaramente poi interveniamo tutti. Dopo 2 anni così difficili che hanno condizionato un po' le motivazioni, che consiglio dareste ai più giovani per puntare a diventare grandi atleti? Magari non è necessario, però so, per continuare comunque, per non perdere la determinazione. Sa, sono stati 2 anni chiaramente belli complicati. Come, qualche bel consiglio da due campionesse? Ma semplicemente che con determinazione e allenamento si può arrivare ovunque, però la base, come ha detto anche prima Marco, ci deve essere
la passione, perché io fin da piccola ho sempre avuto la passione per questo sport. Io fin da piccola dicevo che volevo diventare una nuotatrice, non dicevo altro. E poi alla fine ce l'ho fatta con tanta determinazione, pur essendo anche sempre la più piccolina delle mie avversarie, sempre la più... E quindi credo che con la determinazione si possa arrivare ovunque. E questi 2 anni sono stati difficili, sono stati difficili anche per noi. E io ne ho risentito tanto, soprattutto dopo la prima quarantena, però con pazienza ci siamo presi del tempo e insomma piano piano mi sono ripresa con tanta determinazione, tanto allenamento e tanta forza di volontà soprattutto. Margherita, cosa ti senti di dire a dei giovani atleti che magari hanno un po' ogni tanto traballano? Diciamo che sì, appunto come diceva Simona, che la determinazione secondo me ti deve venire proprio da dentro, non c'è una cosa proprio che ti devi sentire, che tu vuoi raggiungere quell'obiettivo. Poi ovviamente tutti quanti abbiamo i nostri alti e bassi, io e Simona comunque magari ci sono stati dei periodi più difficili in cui bisogna tirar fuori il carattere, quindi cercare di superare gli ostacoli, cercare di mantenere fisso l'obiettivo e capire che solamente lavorando e non prendendosi in giro, perché magari uno pensa di dare il 100% quando in verità magari dà solamente l'80%, quindi riuscire ad essere onesti con se stessi e capire quanto mi sto impegnando. E sicuramente se uno si impegna, lavora tanto, alla fine i risultati li ottiene. Poi ovviamente, come abbiamo detto prima, non è solamente una questione di allenamento, ci vuole anche la testa, però anche su quello ci si può lavorare, ci sono appunto psicologi sportivi, mental coach apposta che possono dare una mano anche su quello. Insomma, mi sembra un gran bel messaggio da mandare, che la consapevolezza è in realtà il vero lavoro che noi, che gli allenatori fanno sui ragazzi, ma che i ragazzi devono fare su se stessi, una consapevolezza. Abbiamo un'altra domanda. Quanto incide l'ansia nella corretta respirazione? Come si può gestire l'ansia quando arriva? Chiamiamo interessante. Voi come la gestite l'ansia della respirazione? Chi la faccio? Io? Vai. Ma questa credo, a parte l'ansia penso sia una cosa comune, no? Perché comunque quando si arriva durante, cioè si arriva comunque alla prima della prestazione che uno affronta, cioè la gara più importante, l'ansia sale. Però credo che se una persona sa e è consapevole di quello che ha fatto e come ha lavorato, deve cercare di diciamo tra virgolette di respingerla senza stare a pensare troppo a quello che sarà in quel momento il risultato finale, cioè deve pensare a entrare in acqua e comunque fare quello che ha sempre fatto tutti i giorni senza questo pensiero d'estanzia che non porta da nessuna parte. E sicuramente, ecco, nella fase di respirazione creerebbe anche problemi, perché non ti permette di respirare bene come se stai un po', cioè se rimani tranquillo e riesci a gestire quelle che sono delle cose importantissime per una gara. Gianluca, tu volevi aggiungere qualcosa? No, che secondo me è fondamentale poi salire sul blocchetto e non pensare a ho fatto o non ho fatto gli allenamenti, non li ho fatti tutti, altrimenti partiamo già che... Affisci. Esattamente, quindi magari quella è un'analisi che facciamo dopo alla fine, ma partire concentrati e determinati, sicuramente l'ansia... La gestione dell'ansia è molto personale, secondo me dipende molto da come uno vive la competizione. Ci sono persone che riescono da certe situazioni a tirare fuori e a dare anche qualcosa in più, e ci sono invece atleti che vengono sopraffatti e rendono di meno di quello che poi è stato il loro rendimento nell'allenamento. Questo secondo me non è una cosa che noi possiamo programmare a tavolino. Conoscendo gli atleti, allenandoli, possiamo imparare sicuramente a conoscerli e a sapere
dove hanno il punto debole e un punto di, diciamo, di forza, però è molto, secondo me, molto personale. Una, mi ha fatto venire in mente a questo punto una domanda: ansia, ma anche gli allenatori hanno l'ansia. Qual è stato il tuo picco maggiore di contentezza, soddisfazione, di cosa, e quale l'ansia, invece il tuo apio? L'ansia era passata, Luca. Sì, l'ansia era passata, dici, però magari quando l'ha risolta, diciamo, e invece quando è stato veramente... Che poi chiediamo a Margherita se coincidono, chiaramente nel vostro ambito. Ma guarda, a livello di contentezza, sicuramente la medaglia d'oro di Glasgow è stata il momento più alto, perché era comunque una cosa inaspettata ed è venuta, abbiamo lavorato, ma non abbiamo puntato, abbiamo puntato a fare un tempo che fosse il migliore possibile. È venuta la medaglia d'oro a Glasgow inaspettatamente. Questo secondo me è stato forse anche dal punto di vista per Margherita, secondo me il momento più bello, perché è nato tutto molto spontaneamente, diciamo, senza essere programmato. Da lì in poi magari su certe gare abbiamo un po' più, le aspettative sono salite, ma d'altra parte quando si sale bisogna per forza adeguarsi, insomma, a tutto quanto. Quindi se si vuole salire bisogna comunque essere pronti per poter salire su tutto il fronte, insomma. Questo secondo me è importante. Il momento un po' più basso, più così, proprio più di... Beh, il momento più basso, non lo nascondo, è stata l'Olimpiade. Il risultato delle Olimpiadi quest'estate è stato il momento un po' più basso, perché comunque tutti noi ci aspettavamo, Margherita compresa, un risultato diverso. Non è venuto, e quindi diciamo che questo resta un pochettino come una pecca della carriera sua per ora, ma sicuramente cercheremo di rifarci sicuramente. Non è una scienza esatta. Margherita, coincide tutto? Solo una cosa. Dico, il nuoto ha fatto questo di bello, che comunque il giorno dopo riparti. Esattamente. Sei di nuovo in pista. Quindi, e quello che è successo il giorno prima, se lo cancelli, via, hai risolto già gran parte dei tuoi problemi. Però non lo devi dimenticare, ma il giorno dopo... Quantomeno magari farne esperienza per cercare di far sì che certe cose non si ripetano, insomma. Analizzare gli errori, tutto qua. Sì, no, coincide tutto, è vero. No, comunque, appunto, Glasgow... Più alto e picco più basso. Sì, no, Glasgow è stato appunto il momento più inaspettato, nel senso che avevamo lavorato tanto durante l'anno ed è stato, insomma, il coronamento finale dell'anno. E invece, appunto, l'Olimpiade, sì, è stata una delusione, però... per X fattori, nel senso, non penso che appunto sia andata male per questo motivo, per quest'altro motivo, ci sono una miriade di fattori e appunto, come ha detto Gianlu, uno deve, anche dalle esperienze negative, deve imparare qualcosa per la prossima volta, cercare appunto di essere pronti. Senti, invece Cristian e Simona, voi su questo ambito che cosa ci rispondete? Faccio rispondere prima lei o prima rispondo? No, no, prima lei è meglio, perché... Ecco. No, ma un concetto fondamentale... Ma pure lei. No, un concetto fondamentale l'hai detto tu, Marco, prima del dover ripartire, lasciarsi alle spalle quello che è successo il giorno prima e ripartire. Perché penso che si riferisce a Tokyo. È successo questo, perché il momento più basso è stato sicuramente il 1500 di Tokyo, dove non è arrivato quello che ci aspettavamo, come anche ha detto Gianluca, appunto. E non mi aspettavo per niente quella prestazione, è anche vero che ero stata male poco prima e purtroppo i miracoli non si possono fare. Però lì davvero ho dovuto
mi sono sfogata per un pomeriggio intero e poi il giorno dopo mi sono dovuta lasciare tutte le spalle perché fortunatamente avevo una seconda possibilità che erano gli 800, che poi sono andati molto bene. Bene, no? Sì. Quindi la medaglia, insomma. Male, e poi così forse non è andata, magari la testa non ha funzionato nel modo giusto, ma contano tante situazioni, l'emozione, l'agitazione. E poi, scusate, faccio l'ultima cosa, poi vado su Christian. Credo che Gregorio ci abbia dimostrato che a un certo punto, quando uno c'ha dentro qualcosa, dopo tanti anni di lavoro, di passione, raschia tutto quello che c'ha e mette tutto quanto lì dentro, che è quello che poi hai fatto tu magari il giorno dopo con gli, i giorni dopo con gli otto stile, no? A volte ci sono dei momenti in cui si riescono a fare delle cose che si fanno non, si fanno solo con la forza di volontà, con la testa, col cuore e con l'emozione. Vai Christian. Ma, beh, sicuramente il momento più bello, i mondiali, quando ha vinto l'oro, è stato il momento più eclatante, più bello, più emozionante, tutto quanto. Mentre quello più brutto è stato ricevere una telefonata a 00:40 il giorno prima della partenza dell'Olimpiade, che lì l'ansia mi è salita, perché per tanti fattori, proprio perché stavamo comunque nel periodo di Covid, lei aveva 38 e mezzo, era andata in bagno non so quante volte, e quindi questo a me ha fatto subentrare tanta ansia, ma perché non sapevo più se c'era la possibilità di partire, non c'era la possibilità, se riuscivamo a recuperare nei giorni presenti, diciamo che rimanevano, se riuscivamo a recuperare quello che era poi tutta una situazione costruita per anni e che poteva alla fine magari finire peggio di quella che poi è stata invece comunque un 800 che ci ha dato la gioia della medaglia di bronzo. Nel 1500 purtroppo sapevo che stava bene, sicuramente era preparata, era tecnicamente preparata, però le energie di 2 da 1500, comunque uno di qualificazione dove comunque lei aveva notato 15:47, che non era neanche male, insomma, mentre poi il giorno dopo, dopo un giorno e mezzo, non aveva recuperato quella benzina che magari poteva servire per arrivare a podio. Il nuoto può, però essere il nuoto è anche questo, sì, esattamente. Molto. Senti, abbiamo parlato di Gregorio, abbiamo parlato di Simona, che hanno avuto, insomma, una storia simile di situazioni diverse, ma insomma simile, che poco prima della loro performance olimpica hanno avuto dei problemi. E, insomma, siete un bel gruppo. Che nazionale siete? Che gruppo siete? Cioè, nel mondo, insomma, incominciamo a essere una nazione importante. Voi come vi sentite? A parte i risultati personali che già da soli parlano. Però insomma c'è un orgoglio, suppongo di sì. Come siete? Raccontateci un attimo vita da nazionale di due ormai veterane come voi. Ma siamo cresciuti tanto negli ultimi anni e secondo me la forza sta anche nel fatto che ci siano tanti giovani. Comunque siamo tanti giovani che si stanno facendo strada. E alle Olimpiadi siamo andati, abbiamo preso comunque un bel po' di medaglie e questo insomma ci promette bene, e quindi il fatto che ci siano tanti giovani, ci stimoliamo tra di noi e vedere gli altri andare bene spinge anche noi ad andare forte, no? Perché non vogliamo essere da meno, ecco. E quindi questo è sicuramente un fattore, un buon fattore della nostra nazionale. Margherita, tue sensazioni invece? Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo con Simona, che siamo cresciuti veramente tanto come nazionale in questi anni. Io la mia prima nazionale è stata nel 2015 e anche appunto a livello semplicemente di risultati complessivi veramente siamo cresciuti in maniera esponenziale
anche a livello di medaglie, anche si pensi dall'Europeo del 2018, ma anche l'Olimpiade stessa rispetto all'Olimpiade del 2016, quella di Tokyo, ci sono state moltissime medaglie anche nelle staffette dei maschili, dove veramente sembrava, cioè erano anni che non succedeva una cosa del genere, forse mi sa che è stata anche la prima volta, non mi ricordo. Per alcune sì. E quindi non solo appunto che stiamo crescendo, ma ci sono tantissimi, una base di giovani che spinge forte e che ci motiva ancora di più, perché cioè, è veramente impressionante vedere anche magari una ragazza come Benedetta Pilato, che è del 2005, avere dei risultati così sorprendenti. Quindi penso sia ci dà una forte motivazione a tutti quanti. Siamo tutti quanti contenti di andare bene tutti insieme, quindi è un ottimo spirito. Io volevo fare una considerazione su quello che hai detto tu, Luca, e Sì. cioè io credo che negli ultimi anni le nazionali siano cambiate sotto tanti aspetti. Primo perché è cresciuto il movimento non solo degli atleti, ma degli allenatori. Bravo. E poi c'è un fattore fondamentale, che molti prima avevano come obiettivo quello di andare a quella manifestazione, no? L'Europeo, il Mondiale, l'Olimpiade, che per carità è un enorme traguardo. Ma adesso non ci sta più nessuno ad andare lì e a fare una controprestazione. Andare lì e fare magari una brutta figura, a fare il vacanziere della O situazione. presenza solo. Questa cosa non l'ho percepita, non la percepisco da anni. Mentre prima c'era, a parte gli enormi talenti, no? Penso a Rosolino piuttosto che a Domenico Fioravanti, per cui noi abbiamo avuto delle soddisfazioni, però poi c'era sempre l'aggiunta del turista per caso. Ecco, questo non lo vivo più, insomma, da spettatore esterno interno. E lì si è fatto, secondo me, un grande lavoro proprio di costruzione su tutto lo staff tecnico. Perché chi va lì si va proprio per andare a fare qualcosa di importante. Che poi venga o non venga, questo è relativo. Però, insomma, ecco, mi sentivo di dire questa cosa perché da appassionato, ripeto, sia del settore, ma anche se la vedo da tifoso, ecco, quello che percepisco è questo, un ambiente che è cambiato completamente. Beh, insomma, anche i tecnici, e penso che Cristian e Gianluca ne sono testimoni, oltre che protagonisti, assolutamente. Insomma, il buon Cristiano Guerra ci faceva notare che ci sono stati quanti 35 tecnici che hanno preso con un atleta, hanno preso una medaglia tra europei mondiali di vasca corta. Cioè, 35 tecnici hanno avuto un atleta sul podio internazionale. Questa è una crescita enorme, una concorrenza bellissima e stimolante, in cui penso che Gianluca e Cristian sono ormai tra i protagonisti assoluti. Cosa ne pensate voi, Cristian, del movimento anche dei tecnici? Cioè, mi piace questo aspetto di Marco che ha tirato fuori. Guarda, io ne ho parlato pochi giorni fa in un'intervista, perché proprio mi parlavano, cioè mi chiedevano di Lorenzo Galossi, della prestazione che aveva fatta, i criteri e tutto quanto. Io credo che in Italia noi a livello tecnico, cioè proprio di tecnici, siamo diventati veramente bravi, ma ce ne sono tantissimi bravi. Non lo dico perché insomma, devo fare i complimenti, perché lo penso veramente e perché comunque si nota anche da tutti quegli aspetti. Cioè, per esempio, sono stato adesso in categoria, ho visto veramente delle prestazioni ottime di tanti ragazzi, di tanti allenatori, e il movimento sta esattamente, cioè, è cresciuto tantissimo e io sono contento di questo, perché se lo meritano tutti. Sì, no, Compresi sottolineo. voi che poi fate, ecco, la formazione e tutto quanto, questo è il merito pure vostro. No, adesso, insomma, è inutile lodarci tra di noi, però sicuramente possiamo sottolineare un gran bel movimento. Concordo assolutamente con te, Criteria c'ero, come sapete, non mi stavo zitto un attimo. E devo dire che, insomma, ho visto tanti begli atleti, ma da un po' di anni sparsi per tutta Italia, quindi non concentramenti solo di grandi città o solo di alcune società,
e questo chiaramente non lo dico né contro di voi né contro altri, ma anzi proprio come sottolineatura di un bel movimento sparso per tutta Italia, quindi questo fa ben sperare sulle capacità e sul futuro. Siamo quasi in chiusura, Marco, vorrei fare un giro di così, adesso andiamo un po' così, alleggeriamoci un attimo. Allora, Margherita e Simona, ci dite un pregio e un difetto del vostro allenatore? Inizio io. Sì, va bene, non vedevo l'ora. Allora, ovviamente c'è cioè, dal mio punto di vista, nel senso... Cioè, ecco, se mette le mani avanti. No, nel senso che magari per me è un pregio, per un altro può essere un difetto, non lo so. Allora, no, un pregio di Giallo è che è molto professionale. Cioè, non, e provo a elaborare un po' meglio, nel senso che si vede che ha passione per il suo lavoro e mi piace che non è troppo invadente. Io comunque, forse perché sono del nord, e mi piace avere la mia sfera, le mie cose, e ovviamente se c'ho bisogno di aiuto lui è il primo ad aiutarmi, però appunto mi piace che vado rispetto a fare la tua privacy. Sì, vado a fare l'allenamento, che in allenamento, anche se lo mandi a quel paese, lui comunque rimane, no, non l'abbia mai fatto, però magari qualche volta capita con qualcun altro, e resta comunque, cioè non è che se la prende, no? E invece appunto un difetto è che forse, cioè a volte è troppo preciso. Nel senso, magari ci sono certi giorni in cui sei stanca morta, magari hai fatto la palestra, e lui comunque però l'allenamento non lo cambia, è proprio preciso, però ovviamente questo va a nostro vantaggio pure, perché se potessi fare ogni volta quello che voglio, no, sicuramente non sarei... Il tuo più grande difetto è essere poco elastico, hai vinto, insomma. Scusa. Quindi, Margherita, nel difetto tu sei del sud e lui del nord, però. Esatto, esattamente, direi esattamente. Si invertono clamorosamente le regioni. Simona, sfogati. Allora, il pregio è che vabbè, ce ne sono tanti. Poi io mi alleno con Christian da 10 anni, e se ci sto da 10 anni c'è un motivo. E, no, allora, una cosa che lui mi ha sempre insegnato è che dopo ogni vittoria, ok, sì, si festeggia e tutto, però dal giorno dopo testa bassa e pedalare di nuovo, perché non è successo niente, come se non fosse successo niente. E questo lo reputo un pregio, perché non mi fa mai uscire fuori dai binari, ecco, quindi... mi fa rimanere sempre sul pezzo. E un difetto è che vuole sempre avere ragione. Lui ha sempre ragione. E non lo smuovi dai suoi pensieri. Però credo che questo sia anche un componente fondamentale di un allenatore bravo. Oh, ti ha detto bravo, di una... grazie. Diciamo che non ha detto te, di uno bravo. L'ultima generale. Cosa e poi salutiamo tutti. Tra 4 giorni gli assoluti, che assoluti saranno? Allenatori e ragazze. Dai, 30 secondi a testa, vai. Vai, Gianlu. Allora, assoluti importanti, perché sono il crocevia della stagione, cioè abbiamo talmente tante manifestazioni a seguire, quindi dove tutto passa tramite gli assoluti, quindi per me molto importanti, considerando che ci sono mondiali, europei, universiadi, giochi del Mediterraneo, mi sembra che ce l'abbiamo per tutti, cerchiamo di poter qualificare più atleti possibile nelle manifestazioni, sarebbe l'obiettivo massimo, insomma, però l'obiettivo della stagione, gli assoluti, l'obiettivo principale della stagione, per fare poi tutta la seconda parte di stagione, però tutto passa tramite queste. Christian? Io, vabbè, a prescindere chiaramente il campione assoluto, che sarà
la tappa di passaggio più importante proprio per qualificarsi per Roma e per i mondiali e per ragazzi che potranno fare Universiadi, i Giochi del Mediterraneo, tutto quello che è stato inserito in questi fantastici 4 mesi finali. Mamma mia, sì. Ma soprattutto no, io spero che sia la ripartenza di un movimento dove anche il pubblico finalmente torna a vedere le gare. Che ti do una notizia in anteprima, se non lo sai, a Riccione ci sarà il pubblico di nuovo. Ah, vedi? Lo sapevo, appunto, ho detto proprio questo, che è una cosa che ci riporta, speriamo, alla normalità, a vedere un po' di gente, di allegria, che ritorniamo un po' alla normalità. Questa è la cosa più importante. Margherita, che gare fai? Che assoluto ti aspetti? Vabbè, diciamo che ovviamente a parte i 150, 100, 200 dorso farò anche le staffette per la polizia. No, ovviamente l'obiettivo è quello di qualificarsi appunto per il mondiale, per l'europeo, e vedere appunto, come aveva detto Gianluca, in questi mesi ho fatto un po' di cambiamenti, cioè dei micro cambiamenti diciamo nell'allenamento, e vedere se stiamo sulla strada giusta, insomma. Quindi è sicuramente un buon test per proseguire poi la seconda parte di stagione. Non ci si annoia, Simona? Ma io farò 400, 800, 1500 sicuro, poi la staffetta per la Niene e poi la 4x2? Sì, la 4x2 e poi diciamo c'è un punto interrogativo sul 200 e lo decideremo più in là. Lo scopriremo a Riccione. Esatto, soltanto vivendo. Però va bene, Marco. Allora, dai. Sdoganiamo un po' le ragazze, abbiamo terminato. Io volevo dire solo un'ultima cosa su questo argomento. Come dice Gianluca, questa è un crocevia importante, ci sono un sacco di nazionali, molte in contemporanea, quindi ci saranno 2-3 squadre dedicate, c'è spazio per tutti. Bravo. Questo lo dico a tutti gli atleti, non perdete questa occasione, perché poi fare una nazionale che possa essere il mondiale o il Mediterraneo, l'Universiadi, è sempre un momento di crescita. Io penso al Razzetti della situazione, che nel 2019 ha fatto Napoli e già da lì ha fatto un'esperienza e poi è esploso. Napoli era un'Universiadi. Sì, a Francesca Fangio, uguale. Si cresce. Quando si va in nazionale, chi è sveglio, chi è intelligente, cresce. E utilizza quello strumento per fare esperienza e per fare un salto di qualità. Quindi io do un in bocca al lupo a tutti gli atleti che verranno a Riccione in questa settimana, saremo tutti quanti lì, magari in veste diverse, oggi come co-conduttori di una... Tante volte noi facciamo un sacco di cose, conduciamo, andiamo, facciamo lezione, però ci piace, questa è la nostra passione e quindi cerchiamo di renderci utili sotto tutti gli aspetti. Io vi ringrazio. Complimenti. Grazie. Io sento l'odore del cloro anche sul computer ormai, quindi anche quello però per esempio con i piselli che stanno sul fuoco. Buon appetito a tutti, allora. Buona sera. Molto forte. Vi ringrazio ragazze, grazie Cristian, grazie Gianluca, grazie a voi. Sono legato da un passato molto forte e da un bel sentimento. Grazie della partecipazione. Grazie mille. Grazie. Io ringrazio il mio compagno di viaggio Marco Menchinelli, ringrazio gli ospiti di oggi Gianluca Belfiore, Cristian Minotti, tecnici del Circolo Canottiere Aniene, della Nazionale di splendide atlete, oltre che fortissime. Ringrazio Margherita Pansera, Simona Quadarella, ragazze, complimenti e grazie di averci onorato della vostra presenza, veramente siete un bel esempio per tutti ed è bello avere a che fare con voi. E ricordo a tutti che il video sarà visibile online su Facebook e YouTube, potete seguirci sul canale Telegram di nuoto.com, io ringrazio la redazione nuoto.com, appuntamento ai prossimi Deadpool Bar saranno dopo gli assoluti. Adesso al prossimo appuntamento tutti a vedere le gare degli assoluti a Riccione da sabato anzi. Grazie e buonasera a tutti.